Ciao a tutti, benvenuti e bentornati. Questa è la seconda parte perché nel video del calendario dell'avvento di Revolution vi ho appunto accennato che effettuando l'acquisto del calendario incluso nel prezzo c'era questa mystery bag. Non vedo l'ora di aprirlo. Subito, immediatamente, andiamola ad aprire. Allora, come vi ho detto, appunto, non ho dovuto pagare nulla in più perché era inclusa la Mystery Bag. C'è un profumo. Era inclusa nel prezzo del calendario di Revolution, acquistato direttamente dal sito di Revolution. Allora, la apriamo insieme. Mamma mia, che cos'è? Vedo un fiocco. Cos'è? Non ci posso credere. Allora, ho intravisto una cosa, senza guardare, prendo senza guardare. Cos'è questo? Obsession! Cioè, contenta perché non ho mai provato questo brand. So che è di Revolution, ma non l'ho mai provato. Che cos'è? Lip Crayon Langan? Lo apriamo? Certo. Edit Matchmaker. Ce la posso fare. Momento ASMR. Allora, basta, è finito il momento ASMR. Vediamo, qua si gira, qua si apre. Allora, è una matita? Matita rossetto? Quindi questo è un temperino. Yes! Ok, quindi è un matitone. Labbra. E il colore è questo, ma ecco, questo è il colore. Ok, mai provata un prodotto Make Up Obsession, sono molto contenta di riceverlo. Ma il colore? Ah, sarà questo il colore? Edit. Non lo so, fatemi sapere se questo è il colore. Andiamo avanti, non guardo, non guardo. Ma che cos'è? No. Ma è questo che fa profumo? C'era un profumo incredibile. Pesa tantissimo. Cotton Candy. I Heart Revolution. È una bomba da bagno. Ecco. Ve la faccio vedere qua, dai. È una bomba da... Ma fa un profumo meraviglioso, è una bomba da bagno enorme. Cioè, guardate la mia mano, ecco. Questa è la misura. Ed è pure pesante. E io non ho la vasca, capito? Vabbè, ce ne andiamo in albergo. Ci affittiamo una stanza d'albergo con la vasca per mezza giornata e la proviamo lì. No, non lo Buonissima, ok, sono felice perché io non ho mai trovato una bomba da bagno in nessun calendario, in nessun calendario, quindi è la prima volta. E solo il profumo, vabbè, eventualmente si dividerà a pezzi, la metto, non lo so, qualcosa farò. Allora, questo è... I Heart Revolution, momento ASMR. Vabbè, lo apriamo così, ci riusciamo? Ci riusciamo, sì. Mi piace molto che sono tutti confezionati così, con la plastica. Ma che sono orsetti? Sono orsetti questi sul tappo. Gattini! Gattini! Ah, super chicche. Credo sia un lip gloss. Questo è il pack, molto carino. Questo sì, è un lip gloss. E questo è il colore, che mi piace anche molto perché è caramellato. Quindi su di me, eccolo qua, non dovrebbe tendere al fucsia. Molto molto contenta quando trovo questi colori così. Caramel nude, dove trova questo colore? Caramel nude, coffee nude.
grazie, questo mi piace molto più di questo, ma non per il prodotto, perché il prodotto mi piacciono tutti e due, per il colore. Poi cos'è? Revolution Brow, Care Mask. Rehab, non so come si pronuncia questa parola, qualcuno me lo faccia sapere. È un burro per tutti i bisogni delle tue sopracciglia. Allora, Rehab, ma è una nuova linea di Revolution? No, Rehab è il nome del prodotto. Brow Care Mask con burro di, è scritto così e io non lo so pronunciare, quindi più burro di cacao. Se non ho capito male, è un prodotto che va utilizzato dopo il microblending, la laminazione, praticamente ora lo abbiamo. Dice di stendere il prodotto sulle sopracciglia e di lasciarlo agire tutta la notte. Si presenta così. No, vabbè, allora, questo è il prodotto, ora vi faccio vedere tutto nel dettaglio, perché ho visto che c'è pure il pennellino. No, bellissimo questo prodotto, ma io non sapevo neanche l'esistenza di questa cosa. Sì, sì, c'è il pennellino. Non sapevo neanche l'esistenza di questo prodotto di in silicone pure. Fantastico. Allora, quello che troviamo nella confezione è il prodotto, quindi la maschera, è bella in vetro il pack, in vetro opaco. E poi troviamo un pennellino dove c'è da un lato l'applicatore in silicone, è silicone questo, per applicare la maschera, e poi lo scovolino. Nella descrizione c'è scritto di prendere la crema, metterla, applicarla sulle sopracciglia e poi di pettinare con lo scovolino e di lasciare agire tutta la notte. Quindi è una maschera per sopracciglia. Comunque è un prodotto che non conoscevo questo, non ne conoscevo l'esistenza, quindi grazie, sono molto contenta di averlo ricevuto in regalo, ed è pesante. E poi, no, non ci posso credere, a parte il profumo incredibile che viene fuori da questa cassa, mamma mia, è un profumo meraviglioso. Questo è l'ultimo prodotto. Voglio farvi vedere una cosa, aspettate. In un haul precedente, primavera, forse, non mi ricordo più bene con il tempo, non è che... C'è i fratellini! E io, meno male che ho preso queste in un haul precedente, perché era scontata. C'erano degli sconti sul sito di Pink Panda, che arrivavano fino all'80%, quindi io questa qui l'ho pagata veramente pochissimo. Questa era scontata e l'ho presa, perché guardate il pack. E adesso la sorellina. No, ma sono meravigliose. Va bene, questa vi lascio nella scheda del video se volete vederla. Adesso vediamo questa qui. Cookie Shadow Palette Chocolate Chip I Heart Revolution. Ok, questo è il retro. Cioè, no, è meravigliosa. Vi faccio vedere. Che sensazione di morbidezza. Allora, è proprio bello, ma antistress questo. Due in uno, vi truccate e nello stesso tempo, anzi prima di truccarvi, così poi vi truccate e siete calmi, rilassati, quindi ve lo godete di più questo momento. Ma prima andate qui. Allora, ha uno specchio anche questo, certamente. Questo è lo specchio.
E i colori sono questi. Quindi bellissima questa maletta. Questo colore non ce l'ho. Non credo di avercelo. È un po' un colore particolare. Andiamo a sbocciare. Un colore bello, senape. La scrivenza è incredibile. Sbocciamo questo. E lo sboccio qui. Delicato. No, molto belli. Sono belli. Ma quello era di una scrivenza. Questo è nero grigio. È un nero grigio. Non è proprio nero intenso, forte. Poi stratificandolo magari. Comunque, anche questo è molto bello. Ho preso questo. Eccolo qui. No, ma non ci posso credere. Cioè, hanno una scrivenza. E quindi questa è la palettina. Dietro è così. E davanti è così. Questo è il contenuto della Mystery Bag. I prodotti erano questo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 prodotti. 5 prodotti, voglio dire, inclusi nel costo del calendario dell'avvento. È una sorpresa. Grazie, Revolution. Prodotti apprezzati. Ah, prodotti anche molto carini, quindi sono contenta. Se riesco oggi, cercherò di fare anche il video del haul che ho fatto quando ho acquistato i primi calendari di Essence e Catrice, perché avendo fatto l'ordine da quel sito ho preso anche altre cose che mi servivano e cose che mi incuriosivano, quindi cercherò di farlo adesso il video dopo questo e lo pubblicherò quanto prima. Io vi ringrazio per essere stati con me, spero di avervi tenuto compagnia. Noi ci vediamo tra pochissimo. Se non siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi. Se vi va e vi è piaciuto il video, lasciate un like. Noi ci vediamo tra un attimo. Ciao!